Dico questo, che con dati oggettivi Genova ha perso, non voglio fare delle percentuali perché è sempre difficile, avrà perso l'80-85% della sua Accidenti. capacità in campo assicurativo. Tanto. Perché ormai, ora io non ricordo se a Genova ci sono direzioni di compagnie, l'ultima è stata venduta ad un gruppo veneto e mi sembra che, contrariamente a come era prima, non ci sono più direzioni di compagnie di assicurazioni e questo ha fatto sì che ovviamente Genova abbia perso E quando moltissimo. si... Tutto questo è un po' di anni che si sta verificando perché la crisi del porto di Genova ha fatto sì che tutti gli avvocati marittimista, tutti gli avvocati marittimisti, le compagnie che avevano degli interessi nel ramo marine, nel ramo trasporti, si siano un po' messe un po' da parte e soprattutto siano passate forse a determinate altre divisioni degli assicuratori di Milano, di altre città, perché Genova da sola non poteva più avere il fascino e la resistenza di avere Ecco, un lei vede il ufficio. porto come centro di tutto, mi pare, no? Ma devo dire questo, noi quando siamo nati come periti di avarie marittime. Certo, l'origine è sempre quella. Sì, perché Sei logico, Genova certo. aveva un predominio totale sulla questione, sia come avvocati che come periti. Poi, fortunatamente, quando abbiamo visto che il porto incominciava a dare qualche segno di cedimento, soprattutto anche per fare degli accertamenti, perché andava in porto, se pioveva non ci andava più nessuno, se c'erano dei scioperi, cose, era sempre più difficile, le perizie nel ramo trasporti le abbiamo un po' ridimensionate, cioè all'interno del nostro gruppo le abbiamo ridimensionate.